vedete quel personaggio laggiù? Quello dovete sapere che è nonno. E oggi lo spieremo. Perché porca puzzarda scurreggiona. Deve essere una cosa molto strana. Allora, io non ho mai spiato nonno, mi pare. Ricordatemi nei commenti se l'abbiamo mai spiato oppure no. Secondo me non l'abbiamo mai spiato. Potrebbe essere che potrebbe non essere, no? Però, se avete sentito questo rumore, è assolutamente normale, perché queste sono le mie prove. Esattamente, proprio così, le mie prove audio super simpatiche. No, per capire un attimo da che strano coso esce l'audio. Non molto professionale. Comunque adesso vedremo cosa farà nonno, perché sono molto curioso di sapere cosa farà nonno. Caro nonno, adesso non ci sente, però facciamo finta di parlare. Ecco, cosa sta facendo? No, 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 perché vuole fare questa cosa? Non è ancora il momento. Cioè, nel senso, cosa sta facendo? Cioè, nel senso, allora, io sono abbastanza convinto che lui voglia fare comunque cose un po' strane, no? Un po'... Non lo so, cioè io a volte su Minecraft lo vedo che se ne va via. Diciamo, se ne va via quando noi giochiamo insieme, perché a volte giochiamo anche insieme su Minecraft, oltre che ad altri giochi, ma vabbè, questo è un altro conto. Se ne va via proprio e fa le sue cose. Io ora non so che cose fa. E sinceramente non vorrei che siano stesse cose di Gabri, tipo cose strane con un dio lama, che non pensi a male, per l'amor del cielo. Cioè, potrebbe essere, come potrebbe non essere, che faccia cose strane Gabri, chi lo sa, magari era innamorato del dio lama, ma adesso non lo è più, perché abbiamo scoperto che in realtà è Inv, l'hacker pazzo che ci vuole far fuori su Minecraft, però. Ah, sta scavando, beh, una cosa molto interessante da fare, beh, dopo tutto lui sta facendo una vanilla, io gli ho detto di fare una vanilla perché così iniziavamo a fare una nuova vanilla, non è mai vero nella vita, cioè nel senso, una nuova vanilla iniziamo magari con una nuova versione, però insomma mi sembra che lui stia accettando di buon grado questa storia qua, no? È importante, comunque io ho l'invisibilità, se vedete, nel senso, invisibility, oh no, cosa sta facendo? Oh no. Ragazzi, allora siamo nel mini giochetto e nonno sta ridendo perché è un sciocchino. E qua sopra vedete, si è cotto una bistecchella. E qua adesso però nonno dovrà buttarsi nella lava. E voi dovrete scrivere nei commenti se per voi sopravviverà. Vi posso già spoilerare però che potrebbe sopravvivere nonno. E quindi vi darò 5 secondi se per voi sopravviverà sì o no. Quindi tipo scrivete sì o no, sopravviverà sì o no. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Non so cantare, quindi. Bene. Sono sopravvissuto, cari amici. Sì, però adesso ciao. Ti suicidi. Ma ti ciao. Adesso è morto. No, fate voi, è sopravvissuto oppure no? Scrivetemelo nei commenti, perché io non lo so, sinceramente. Oh no. Oh mio Dio, che schifo. Si è preso un fiore. Oh mio Dio, cosa vorrebbe fare con questo fiore? Oh mio Dio, no, 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 no. No, ha preso il bastone, ragazzi. Ragazzi, ha preso un bastone. Cosa vuole fare col bastone? Oh santo cielo. Ragazzi, sta prendendo il bastone per la mucca. E dove glielo vuole mettere il bastone alla mucca? Ok, abbiamo capito che nonno è una persona un po' con gusti particolari, no? Dopotutto avrà 974 anni circa, che ogni video cambia quest'età, no? Sempre più ogni video pazzurdamente cambia l'età, e quindi dovete sapere che è un po' strano questo nonno, perché se cambia l'età poi dopo cambiano anche gli interessi, perché poi dopo una certa ti stanchi delle cose nuove. Mi dissocio, scherzo, mi dissocio. Mi dissocio. Allora, lui spero che non sia interessato. No, vabbè, nel senso, ognuno è interessato. Oh mio Dio. No, ok, è interessato di buon grado alle mucche in questo caso. E le vuole uccidere a quanto pare. Non si sa perché voglia fare questa cosa. Sinceramente, sapete cosa faccio adesso? Vorrei spostarlo un attimino per capire che cosa abbia in mente, no? Quindi adesso. Oh no, ho messo due musiche insieme, scusatemi. Adesso metto, ok. Perfetto. Ciao nonno. Oi, okay, ciao. Ci hai messo mezz'ora per rispondere, ma ce l'hai fatta. Allora devi sapere che io qua sto registrando. Sono, come vedi, nel tuo server. Sto per le mie cose, no? Tu dove stai nel nuovo server vanilla? Ah, sì, sto costruendo una bellissima casetta, poi te la faccio vedere. Ah, una casetta? Sì, vedo, cioè, sì, una casetta, sì. No, sono morto. No, ma come hai fatto a morire nella lava? Ma sei in miniera? Non lo so. No, più o meno, potrei, sì, più sono in miniera. Ma ero quindi in mi hai mentito? Ho quasi trovato un diamante. Ma quindi mi hai mentito? Non stavi costruendo la casetta? No, è una casa in miniera, cioè, sono famose, no? Sì, ah, ho capito, sì. Beh, certo. Oh, cosa? Aiuto! Cosa? Ma cosa è successo? Oh. Nonno, ma sai bene,
Ho capito che sei strano, però... Cioè... è successo qualcosa di bruttissimo? Cosa è successo, nonno? Dimmi un po'. Ero in un posto, e poi dopo tutto è entrato in un altro. Ma cosa Oh mio Dio, oh mio Dio, pazzurdo, ma stranissimo. Mi sembra strana questa cosa, ma perché è successa questa cosa secondo te? Non ho idea, dai. Ma abbiamo sono dei polli che mi seguono, mamma mia, che schifo. Sì, immagino che ti facciano schifo questi polli. Non ti piacciono i polli a te, giusto? No, affatto, mi fanno schifo. Che certo, schifo. Certo, cioè, beh, ti credo, dopo tutto. I polli fanno proprio cagare. Infatti, ogni volta tu, quando vai in bagno, caghi i polli. Non è vero, ma cosa? Scusatemi tanto, ragazzi, mi dissocio da quello che ho detto. Anch'io. Sì, ah, anche tu caghi i polli. Bene, sono contento. Sì, ovvio. L'hai confermato per la seconda volta. Bene, sono contento per te. Dopotutto avrai qualcosa da fare, una cosa più importante. Devo rifare tutte le cose che avevo, sono morto. Certamente, ma è normale. Allora vattene a fare in... No, scusa. No, ti voglio bene, ciao. Anche non è vero, secondo me lui mi odia. È tipo, adesso probabilmente vorrà fare, no, però mettiamo giorno, vorrà fare tipo una sorta di trappola per uccidermi. Però non si fa, perché io lo sto spiando, quindi sapete cosa? Vado immediatamente a spruzzarmi, mi dissocio da quello che ho detto, però dico, a spruzzarmi un po' di invisibilità. Ok, invisibilità, non pensate male. Se avete pensato male, mi dissocio da quel che avete pensato. E insomma, cioè, potrebbe essere come potrebbe non essere che voi abbiate pensato male. Se avete pensato male, scrivetemelo nei commenti. Sono molto curioso di sapere se avete pensato male oppure no. Scusate, ma io è da 2-3 giorni che non registro, e quindi registrare mi ha fatto il non registrare. Perché, ragazzi, dovete sapere che io ho ancora la scuola, no? Però non registrare per 3 giorni mi ha fatto capire, ovviamente i video sono usciti perché grazie al cielo me li preparo prima, però mi ha fatto capire quanto è importante, intanto lui sta facendo cose, ne parliamo dopo, mi ha fatto capire quanto è importante per me YouTube, perché YouTube è una cosa veramente importante che non riuscirei a stare senza ormai. Però adesso cerchiamo di capire bene cosa sta facendo nonno. Allora, caro Teppolino, caro nonno, si sta comportando in modo strano, come vedete. Stava ammazzando una mucca adesso. Ok, che potrebbe essere normale una mucca, ma stava anche shiftando, dico, facendo tipo così, su giù su Minecraft. Quando si fa su giù, vedete la di nuovo rifatto. Vuol dire una cosa quando si fa su giù su Minecraft. Ora, non vorrei dire quello che potrebbe significare a livello semantico, cioè dico a livello di significato, però potrebbe voler significare, ecco, sta anche andando dietro. Oh santo, cioè, ma poi gli sta infilando proprio il bastone su per il sedere. Io, ragazzi, no, cioè, io mi dissocio da quel che ha appena detto, ma è vero. Cioè, guardate, sta andando proprio dietro e sta... Cioè, io sto documentando tutto, poi ovviamente chiederò il permesso a lui per vedere se vuole oppure no. Cioè, nel senso, perché poi dopo ovviamente non posso... Però adesso gli chiederemo il permesso nel video appena gli dico quello che ho fatto, registrandolo. Ragazzi, in questo minigioco faremo lo scherzo a nonno. Che non è un minigioco, faremo lo scherzo a nonno. Vediamo se ci cascherà oppure no. Scrivetelo nei commenti se ci cascherà oppure no. Allora, sì, sempre sì o no nei commenti. Allora, se vedete qua sotto, non ci dobbiamo far vedere, qua sotto c'è un grandissimo buco enorme. E a lui di solito, non so se piacciono, probabilmente sì. Allora, però in questo caso non gli piacerà. Quindi adesso mi smuto su TS un attimo e vediamo un attimo, gli dico di scavare. Perché stai scavando di già? Io non ti ho ancora detto di scavare. No, mi sono mutato io. No, ok, ci sono. No, ci sei, ti sentivo. Ok, cosa hai sentito? No, scava, tranquillo. Cioè, nel senso, adesso noi vediamo un attimo in quanto tempo riesci a scavare l'albero. Perché appunto è importante capire. Ti sto proprio cronometrando, proprio il telefono qua in mano. E ti sto gara! Cosa? Wow! Sì, wow. È una gara! Sì, è una gara. Oh, pezzo di strofa, cosa... Vai a cazzo. No, scherzo, ti voglio bene. Lui non sa niente. Il bello è che io sto ridendo senza ridere. Vabbè, scusate per questa triste scena. Però devo dire che è troppo fissato sugli animali. Cioè, nel senso, non sta facendo un cappero. Cioè, adesso lo devo spostare di nuovo perché non sta facendo niente. Nonno. Oddio. Cosa è successo? Scusa se ti ho spaventato. Mi sono preso un colpo. È normale. Dopotutto ti ho spostato così. Se non ti spaventi così, porca puzzona, schifosa, puzzarda, maremmona. Allora, dimmi un po' cosa staresti facendo. Stavo provando ad allattare un maiale. Sì, però tu dovresti rispondere. Dato che siamo in un video, Teo, dovresti rispondermi, no? Io ti ho detto magari entro un'ora, hai ragione. Sì, ma no, non entro un'ora. Magari entro un secondo, o nemmeno 2 millesimi secondo. Forse è meglio 2 millesimi secondo. È un po' difficile per me, però vabbè, ci provo. Vabbè. Perché sappiamo bene che la tua connessione
è simile, diciamo, al come dire, una bella metafora ad una lumaca che cerca di attraversare il ponte di Ginevra, che non so qual è il ponte di, diciamo, meno, ecco, sì, ci sta. È uguale, simile, cioè nel senso non arriverà mai, ma proprio nella vita. Come hai presente l'80, il giro del mondo in 80 giorni? Probabilmente no, perché sì, sei ignorante. No, bello. No, non è vero, l'ho letto, è stato sì, molto bello come libro. Beh, sì, io non intendevo il libro, intendevo il film. Per quelli che l'hanno visto, è uguale. Cioè, nel senso, 80 giorni. Per dire una parola, lui ci mette 80 giorni perché la sua connessione, porca puzzona, schifosa, puzzarda, schifosa. E insomma, funziona così un po' la vita. Però, insomma, dimmi un po' cosa staresti facendo in questo preciso secondo. Allora, sto spaccando degli alberi. Però prima stavo provando ad allattare un maiale. Ma non ci stavo riuscendo, ma non so perché. Ok, questo è strano. Perché dovresti. Perché? Scusa, il latte di maiale è pregiatissimo. Ah, certo. Cioè, me lo chiedi anche? Cioè, ma devo pensare male. Il latte di maiale non è, cioè, a meno che a te non piaccia un tipo di latte speciale pregiato di maiale, proprio quello fatto apposta. Il latte di maiale è buonissimo. Delle scrofe, lo faccio, dici? Provare magari un giorno. No, guarda, guarda, grazie mille. Ma dici quello delle scrofe oppure del maiale? Sì, ovvio. Ah, cioè, no, perché dipende. Quello del maiale maschio penso che sia un latte. Io non sapevo loro facessero il latte, però va bene. No, no, fidati, fanno una sorta di latte, ecco, non proprio, però con il quale possono procreare. Mi dissocio. Mi dissocio. Ok, scherziamo, dissocio. Chiedo scusa a tutti quanti, chiedo scusa a tutte le persone più possibili ed inimmaginabili, chiedo completamente perdono, chiedo scusi, gnolo, e niente. Grazie e salve. Quindi va bene. Prendi il tuo latte e vai a cagare. Ciao. Ma ok, bene. Se n'è andato perché alla fine ha già rotto le scatole comunque un pochino, eh. Perché risponde tre quarti d'ora in ritardo, ragazzi, dovete sapere questo. Cioè, ve l'ho detto, lui, vi dovete immaginare lui che è una lumaca, no? E che sta attraversando il ponte di un grande ponte di una città, no? Super, tipo, avete presente il ponte, i ponti americani, quelli che attraversano, tipo quello di New York, quello di... Che caspita ne so io, ma... Se non lo sapete, siete normali, tranquilli. Cosa starebbe facendo? Mi dissocio da quel che sta facendo. Forse vuole fare una forma un po'... Una protuberanza. Vuole intrappolare il maiale. Porca puzzarda schifosa. Puzzona. Cagona. Col cagotto. Cosa sta facendo? Ma sta facendo una casa per il maiale. E sta facendo la favola dei tre porcellini. Porca puzzarda. Puzzardona schiruzza. Avete capito, ragazzi? Cosa sta... Ok, io sono rimasto completamente scioccato. Non ho completamente parole per descrivere ciò che è successo. Chiedo scusa a tutti quanti. Chiedo scusa. Ok, perfetto. Adesso lo sposto. Matteo! Cioè, volevo dire Matteo. Ma sono morto! Dai! Sei morto. Ma scusa, cosa... Perché? Perché? Cioè... C'è un fulmine. Mi è arrivato tipo nel sedere. E poi tutto ad un tratto. È uscito un pigman. E non so da dove. Ma eri vicino ad un maiale, forse, quindi il fulmine ha colpito il maiale. Ma c'è il temporale da te? No, non credo, non l'ho visto, c'era ciel sereno. Questo è il problema. Ah, un fulmine a ciel sereno, beh, interessante, no, dopo tutto... Proprio quello. Capitano spesso, no, questi fulmini a ciel sereno. Cosa sta succedendo? Dai, mi teletrasporto a caso! Ah, vedi che succedono? Ah, forse questa vaniglia che è forse un po' impossessata da un... No, mi dissocio. Ragazzi, mi devo ricordare di bippare. Questa cosa non si può dire. Non si può... Ma per nulla. Ma... Vi chiedo scusa se mi sono scordato. Mannaggia a me che dico queste cose. Mi sono teletrasportato dove sono morto. Cioè, vedi, forse ci può essere questa possessione. È stranissima sta cosa. Cioè, veramente. Sconvolto completamente. Beh, penso che sia abbastanza normale come cosa su Minecraft. No, scherzo. No. Allora, no. Io ti devo confessare una cosa. Guarda, vieni qua. Cioè, nel senso, un attimo. Effettivamente, dove sei? Girati. Cosa? Ciao. Ciao. Sono stato in creativa, ti ho spiato dall'inizio del video. Perché sto registrando il video di te che ti spio. Sì, parla alto perché sennò. Ok, bene. Hai ragione. Fammi un pigme, dai. Comunque fai schifo. Cioè, non ti posso neanche picchiare. Dai. No, perché sono in creativa. Agitarti, per favore. Sennò mi tocca ucciderti. Comunque. Va bene, mannaggia, ma sembri una cavalletta. Comunque, devo dire, te sei proprio strano. Cosa stavi facendo alle mucche? Dimmi un po'.
Volevo mungerle. Ah, certo. Ma non ho avuto tempo. Quindi tu saresti disposto a far vedere questo video che ti potrebbe rovinare la reputazione in un qualche, in certo qual senso? Cioè, se me lo dici così, no. Cioè. Devi dir sì, devi dire dai, dai, su, sennò poi dopo mi denunciano. Hai ragione, sì, 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 assolutamente, okay. Voglio rovinarmi la reputazione. Ok, bene, quindi confermi che posso vorrebbe pubblicare questo video? Confermi che posso pubblicare questo video? Sì, sì, sì. Ma non fa così, sennò no, poi dopo mi denunciano di nuovo. No, sì, serio. No. Dai. No, sei d'accordo? Sì. Oh, ok, sì, bene. Sì. Ah, ok. Sì, benissimo. No, 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 ragazzi, sì, comunque sta scherzando. Quindi, niente, noi ragazzi, devo dire, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Dai, iscrivetevi, ciao. E lasciate, commentate con un maiale nei commenti.